Allora, due di queste insalatine, poi abbiamo preso questo yogurt, quindi vari gusti, le uova, le mozzarelle della Granarolo, yogurt Actimil fragola, un po' di petto di tacchino, poi della carne di vitello e queste per la pizzaiola che farò sicuramente domani, i mini hamburger spinaci. Poi un po' di bresaola e del salame. Poi i snack latte. Due pacchetti di formaggio grana padano, i cappelletti alla carne, questo succo per spremuta, un altro snack alla fragola, il budino proteico, questo al cioccolato e lo yogurt. Allora, un pacchetto di crackers, quelli semplici, insalata mista. E dei piatti di carta, il pomodorino. Poi ho preso questo cioccolato 70% con i lamponi, la carta da forno che mi era finita. Poi ho preso le gallette bio con quinoa, un po' di zenzero, dovrebbe esserci un'altra radice, un pacchetto di spaghetti e queste varie merendine. Queste sono nuove, tipo pan di stelle. Sonidoro, limone e zenzero che si può fare sia caldo che freddo. Due di croissant. Queste sono le altre gallettine, quelle con i 5 cereali. Queste qui invece ce l'hanno dato con l'app di pesto. Questi tipo crackers, ma non hanno niente di crackers, però a me piacciono. Poi ho preso queste gallettine sia al cocco che a quello fondente. Crackers integrali, che questi della Lidl sono veramente buoni, uno di panna e poi in alternativa alla Nutella Ferrero, la cioconusa, quella di Lidl, è veramente buona. E ne abbiamo presi due perché era in offerta. Poi io quando vado alla Lidl prendo sempre questo per il vetri perché mi ci trovo benissimo. In alternativa al Quasar, a quelli che prendo di solito, le zucchine, un po' di pan grattato. Poi volevo provare la bevanda alle mandorle. Allora, c'era anche quella senza zuccheri, questa penso che avrà gli zuccheri perché l'altra c'era specificato, ma siccome non so se mi piace, ho detto proviamo magari quella zuccherata di tanto in tanto, vediamo un po' e poi nel caso prendo l'altra. Tonno, delle barrettine di cioccolato, questi biscottini, limoni, bamboletto. Il cavolo cappuccio. Allora, queste sono le patate tutti gli usi, invece questi sono quelli da forno, un po' di pesche. Qua c'è l'altra radice, il dado. Questa marmellata che l'ho presa l'altra volta, è piaciuta tantissimo, l'hanno finita subito subito. Preferisco prendere quella piccolina perché così non rimane. Scusate, qui c'è già l'adobo autunnale che non potete vedere adesso, sarà nel prossimo video. Il mio solito pane alla segale. Poi sono passata dal Tigotà e ho preso questo per Nathan, questo nell'intimo e il Cif pavimenti, che questa profumazione non l'ho mai provata. Ragazze, basta. Tutto questo, poi ho preso le bottiglie. Poi ho preso le bottigliette di acqua frizzante. Basta, un po' di pane, però ho già messo via. Tra l'altro anche alcune cosine che ho messo in frigo. Poi ho provato il sorbettino alle fragole di Lidl, è buonissime, a forma di ghiacciolo, ma sono già finiti. Quindi buonissimi, buonissimi. Basta, adesso siamo di compleanno, infatti ci prepariamo e andiamo. Ragazzi, invece volevo farvi vedere la crema che mi è arrivata dall'azienda IMIM. Io ho già provato i loro prodotti e sono veramente bellissimi, mi trovo benissimo. Questa è la crema idratante antirughe per il collo e per i décolleté. È un'antietà, perfettamente rassoda e ringiovani la nostra pelle del collo e del décolleté. Ed è anche una crema schiarente antiossidante. Elimina le linee sottili, le rughe e le cicatrici. Io vi lascio lo sconto del 20% con questo codice e in box informazioni vi lascio tutte appunto le caratteristiche della crema e il link per dove andarla a comprare. Veramente efficace, poi dal tatto voi sentite subito quanto è morbida e setosa anche quando l'applicate.
Ragazze e ragazzi, eccomi qua. Benvenuti in un nuovissimo video. Oggi, come avete visto, primo giorno di scuola di Crystal. Crystal era molto emozionata, contentissima. A lei piace tantissimo scuola. E quindi non ho fatto nessuna fatica, ma tanto che già lo desiderava. Ragazzi, oggi ne ho approfittato che ero fuori con Nathan perché giustamente per il primo giorno di scuola sono voluta scendere anche io come primo giorno, perché voi sapete che il Mario appunto lavora nella stessa scuola di Crystal e quindi vanno insieme, e di solito io non scendo quasi mai tranne se ha un turno diverso, ma difficilmente perché hanno gli stessi orari. Scusate, e quindi li ho accompagnati e ne ho approfittato. Sono passata con Nathan da MD, che ho preso due cose. Tra l'altro ho trovato una cosa troppo carina che mi piace tantissimo, ve la voglio far vedere, non so, magari vi piace anche voi, lo volete andare a prendere, così ve la faccio vedere. Poi ho preso due cosine, tra l'altro ho trovato le pannocchie, che voi sapete che noi le amiamo, quelle fresche, quindi non cotte, perché a me non piacciono assolutamente quelle cotte, ma che devo fare io. E basta. Poi stamattina, prima di scendere, ho alzato tutte cose. Il pavimento infatti è pulito perché ho messo il robottino, mi rimane soltanto di dare una bella spolverata ai mobili e pulire il bagno, però per terra l'ho fatto. Ne ho voluto approfittare che eravamo fuori, perché sono nata una volta e lo inseguo il robottino. Allora vi faccio vedere queste due cose, così iniziamo la giornata. Allora ragazzi, spero che così mi vedete. Ok, allora la cosina che ho preso da MD è questa, è questo piatto dolce con campane in vetro. È un amore, è troppo carina, anche perché non è grandissimo. Io grande non lo voglio, perché se faccio qualcosina cerco di farla sempre più piccolina, anche come i biscotti, perché non siamo tipi che mangiamo la torta 2-3 giorni di seguito, e quindi cerco di farla sempre piccola. Ma più che altro l'ho pensata per qualche muffin oppure biscottini, che invece sono cose che faccio spesso, e l'ho pensata appunto in cucina o qui nell'isola. Secondo me è carinissima, semplice, in vetro, è molto pesante, quindi è un buon vetro, penso, e verrebbe così. Eccola qua, mi piace tantissimo. Se vi interessa, da MD la trovate. Non so se arrivate a capire quanto è grande, però c'è una piccolina. È un 200x180. L'ho presa, se non mi sbaglio, 10 euro, se non mi sbaglio. E quindi ve la faccio vedere, non so, magari qualcuno la cercava. Poi ho preso questo prodotto, pulitore dei forni. Non mi ricordo chi aveva detto che si trovava benissimo, e quindi lo proviamo. Non l'ho mai provato, vediamo se è veramente ottimo. Poi, allora, un attimino che si posso fare le cosine. Sempre da MD ho preso il mio yogurt, questo qui greco, questo qua. Poi ho preso uno di tonno, questi qua sono buonissimi, era tanto che non le prendevo, e uno al salmone. Sto cercando di nuovo di fare un po' di dieta, questi qua mi ci trovo veramente bene. Poi le due solite caponatine che prendo da MD, che sono anche queste ottime. E poi, come vi ho detto, ragazze, sì, dammelo a me. E poi, come vi ho detto, ho trovato il mais da cuocere, ne ho preso 3 pacchetti perché è veramente buono, così magari lo facciamo stasera. Poi, l'ultima cosa, vabbè, i finocchi, basta, non ho preso nient'altro, erano le uniche cose che mi mancavano. Allora, non fate caso naturalmente alla confusione che c'è, come vi ho detto, l'unica cosa fatta a casa oggi è per terra. Basta, adesso mi metto all'opera. Dimmi, amore mio, non ti piace? Nathan sta mangiando la sua banana. E niente ragazze, così do una bella sistemata, anche se casa comunque si è mantenuta molto bene, perché ogni giorno faccio sempre qualcosa, quindi indietro non è. Però mi devo mettere per il pranzo, perché alle 12:30 viene Crystal, quindi perché per adesso finiranno alle 12:30, dalla prossima settimana, se non mi sbaglio, fare l'orario pieno.
Basta, ragazzi, mi metto all'opera dopo. Ancora devo aprire anche le finestre. Allora, adesso mi faccio un buon caffè, che ho voglia di un caffè. E invece più tardi nel pomeriggio voglio provare questo qui, che a me piace tantissimo. È uno dei miei preferiti, limone e zenzero. Di solito lo bevo caldo, ma anche con cubetti di ghiaccio è buonissimo. Tra l'altro ho comprato sia i limoni e lo zenzero perché lo voglio farmi le bottiglie appunto fresche. Le bottiglie fresche, vabbè. Mi voglio fare io il limone e lo zenzero quello fresco perché a me piace tantissimo. Nel periodo che io mi rimetto in sesto con la dieta, quello mi aiuta tantissimo. Comunque faccio il mio caffè, che non so se ho messo la capsula. E poi si parte. Ragazzi, io oggi parto di nuovo con un po' di dieta. Allora, ho messo un po' di insalata con soltanto olio senza sale, un po' di bresaola, una mozzarella, userò questi crackers e poi mangerò anche un mezzo avocado. Oggi sono in vena di cucinare, voglio fare un po' di pasta con le vongole, aggiungere i gamberi e i pomodorini. Allora ragazzi, devo assolutamente sistemare sotto il lavello della cucina, gli do una bella ripulita con appunto l'aspirapolvere, poi andrò a sgrassarlo col sapone alga e poi non so se vi ricordate dell'organizzatore che ho usato in bagno, preferisco metterlo qui sotto il lavello e quindi farò questo change, questo cambio. Quindi vado a ripulirmi tutte le pareti, sotto il lavabo, tutto, diciamo, la parte plastificata. Ecco qua. Allora, ragazze, vado a mettere tutto ciò che io uso giornalmente. Quindi tutti i prodotti della lavastoviglie, i prodotti che uso per i piatti, quindi come la spugnetta, lo sgrassatore, poi mano a mano vi faccio vedere appunto come lo organizzo. Io ho preferito fare questo change, questo cambio, perché effettivamente per il bagno ho il mobiletto che mi tiene le cose sistemate, invece qui era un pochettino più disordinato perché l'avevo piccolino. Comunque, dopo che ho messo le cose della lavastoviglie qui, vado anche a mettere quello che uso per l'induzione, il detersivo dei piatti. Poi ragazze, naturalmente non può mancare mai la saponetta alga, perché è un prodotto che uso tantissimo, e il mio sgrassatore, che in questo momento sto amando tantissimo alga quando lo trovo. Con questo gadgettino metto la bagnasciuga e poi ragazzi, una cosa importantissima che devo avere sempre a portata di mano è la bobina e il lavavetri. Questi sono due prodotti che io cerco sempre tutto il giorno, quindi mi piace che li ho organizzati in questa maniera. E basta ragazze, poi vado ad aggiungere una bustina di profumatore che ho fatto io l'altra volta. Inizialmente l'ho messo qui, però poi dopo vedrete che lo sposto. I sacchettini della pattumiera non possono mancare, quindi li ho messi qui, ed è qui che ho deciso di mettere la bustina. Questo è il secchio appunto dell'umido e accanto c'è quello della plastica. Ragazze, il video finisce qui, spero di vederci prestissimo.